Ma fermi tutti, è tornato The Amazing Digital Circus! E ho aspettato a farvelo perché quei fantastici doppiatori di Gin Photonic hanno tirato fuori un doppiaggio stupefacente! Siamo a posto! Andate subito nel loro canale che trovate nel link in descrizione a supportare il loro video che ci hanno messo tantissimo e si meritano tutti i vostri like. Io li ringrazio e adesso partiremo a guardarci questo episodio che si prospetta pieno di colpi di scena e misteriosi segreti. Ehi, siamo tornati! Tommy è svenuta? Tommy sta male? Tommy! Pomata, sveglia! Mi mancavano quegli occhi vitrei strani. Sono bellissimi gli occhi di Pomni. Ehi! Ed è tutta glitchata. Pomni? Le ho detto che era glitchata! No! Mi è successo qualcosa! Aiuto, vi prego! Oh, Melma. È un incubo, secondo me. Sembra che la nostra nuova amica si sia già astratizzata. Beh, non tutti sono tagliati per farcela. Onestamente non mi ricordo nemmeno come si chiama. No, 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 no. Incubo, incubo, non può essere reale. Pomni ha molto da fare. Pomni deve salvare il mondo. Il mondo glitchato. Lo sapevo. Ecco che si compenetra ovunque. È la parte più bella. Quando si compenetra ovunque. E succederà molto. Ehi, queste porte strane alla Little Neighbor. Hai dormito bene? Non o mi sembra. Dormi ancora. Se è così, ti lascio stare. Eccola qui. Spero tu stia bene. So che ieri è stato piuttosto assurdo. Sì, mi ricordo nello scorso episodio che abbiamo visto esseri veramente strani. Era successo un casino. Lei voleva trovare la porta d'uscita. Adesso non sai, è un'altra giornata stravagante. Ma non avete ancora visto niente. Ah, e non preoccuparti riguardo all'avermi abbandonata per cercare l'uscita. È perfettamente comprensibile visto quello che stavi passando e nessun rancore. Siamo a posto. Beh, sorvoliamo. Kane ha preparato una nuova avventura e a giudicare dall'anteprima sembra che sarà piuttosto divertente. No. L'avventura di oggi si chiama Caotico Corriere Caramelloso! Ebbene sì, il castello del Canyon Caramelloso è stato depredato di una delle sue più importanti risorse, sciroppo d'acero! Starà a voi consegnare quegli sporchi banditi alla dolce e burrosa giustizia! Un regno fatto di caramelle, sembra appiccicoso! Decisamente appiccicoso! Sembra... Ehi, ehi, calma, queste cose non si dicono! In realtà sì. Non sta dicendo niente, non però. Non puoi dirlo? No. Zobol, ferma! Sto testando una nuova IA per questa avventura! Sarà mille volte più immersiva! Una nuova IA! Non vuoi fare casino con la nuova IA, Zubi? Io sì! Ecco, no. È tutto un videogioco qua, vedete? Lui crea avventure che dovrebbero essere dei semplici minigiochi per i nostri protagonisti. Non so dove ci porterà tutto questo, però. Sembra divertente. Che ne pensi, Pomni? Quindi... la nostra intera esistenza consiste nel... LARP? Che ci fate ancora lì? Il canyon, il castello caramelloso, andate! Sta tentando di distrarci! Ha qualcosa da nascondere questo qua. Vuoi? No, grazie, sto smettendo. Candy Canyon Kingdom! E cos'è quel coso? Uno schlonghefante! Quello schlonghefante! Oh, sembra tipo un formicaio, un formichiere che mangia le formiche, però va bene. Cosa sono? Dei manichini di Unreal questi? Sì, dei manichini, tipo quelli là d'arte. Così hanno risparmiato sulle rig, gli hanno cambiato i colori. Questo è stato fatto non perché sono i personaggi, ma perché bisogna ottimizzare. Quando non hai 10 miliardi per fare la rig di ogni personaggio, che fai? Spammi i manichini e cambi colore. Per quello l'hanno fatto. Ormai che uso Unreal anch'io sto capendo tutte le limitazioni che hanno fatto, che hanno avuto. Wow, Kinger, guarda che bel castello. È fantastico. È per te, Kinger. Tu sei un re. I caramellini qui. Che bel posto. Sì, questo posto è stupendo. Guardate, c'è la principessa. Sarà bella, sarà brutta. Aspetta, ma assomiglia all'altra. I cavalieri mandati da Dio per aiutarci con la recente catastrofe. Siamo noi.
noi, signora. Il suo regno è stupendo, adorabile. Già mi piaci. Guarda, Paolo, il suo regno è stupendo. Per aiutarci. Praticamente lui è il signore di questo mondo, perché praticamente siccome lui è quello che crea, diciamo che è la divinità di questo pianeta, di questo universo. Siamo noi, signora. Il suo regno è stupendo, adorabile. Già mi piaci. Guarda, Pomni, siamo già amici della principessa. Non sono una bambina. Sembra sua sorella, comunque. Suppongo siate stati informati della vostra missione. I banditi che ci hanno derubato usavano un'autocisterna modificata. Ah. Quindi abbiamo pensato di fornirvi un camion da guerra tutto vostro. No, vabbè. Ma che cosa è diventato sta... violenza. Ma che razza di ambientazione è questa? Ecco la chiave per tornare al castello quando avrete recuperato la refurtiva. Confido che non cadrà in mani sbagliate. Potete contare su di me, Altezza. Oh, ti prego, chiamami Lu. Ok, Lu. Io sto davanti. Lu. Mi sembrano quei video di Minecraft che facevo con Tigrotto. Non si sapeva cosa stavamo facendo, ma si sapeva che avremmo fatto un'avventura stranissima. Con un titolo clickbait. Oddio, questo è il clacson. Che schifo. Angle, guida tu. Addio, prati cavalieri. Avete tutta la mia fiducia. Non so perché non mi ispira fiducia, però, lei. Wow! Però è un bel track, eh. Con dietro un tiramisù, è buonissimo. Così a caso, proprio... arrivati, andati, ciao. Questi sono i banditi? Mi sembrano molto paurosi e spaventosi. Ma che cosa caverà se lo portiamo tutto al villaggio? Ma certo. Tutto sto sciroppo potrebbe salvare un continente. Non lo sapremo finché non arriveremo al villaggio. Mamma è una tosta. Ha insegnato tutto ciò che so. Guarda quella voce a figo, quello è il capo sicuro. Quando parla così lo sai che è il capo. Non mettetevi troppo comodi. Sembra che ci abbiano mandato qualcuno alle cose. Oh no! Arriva la cavalleria. Guarda quel camion, anche loro! Quello è il camion del mondo dei dolci! Ladri di dolciumi! Ok, Gengol, quando li raggiungiamo, gli salto sul camion, entro dentro e li riduco a una scolapazza. Wow, è quello dove l'ha trovato! Bellissimo! Spero che spari cioccolata, che così apro la bocca, tu spara e abbiamo un patto, tipo Nutella. Vai violando le mie orecchie con le tue risposte. Sta zitta e guida. Allora, Pomni, sono sicura che ci sia un modo in cui puoi aiutare. Magari quando arriviamo... Ci vogliono i fatti, tipo così. Ehi! Ma... Zax! Ma Zax è proprio un infame. È quel bad boy che piace alle ragazzine. È perfetto, resta così, devo prendere una cosa. Ma non pensavo che avesse questo potere. Sai, avrei giurato che ci fosse un bazooka da qualche parte, ma non riesco proprio a trovarlo. Pomni, al volo! Grazie. Eccolo qui. Ok, Pomni, rimani esattamente così che ti fa... Ma basta, fa queste scemenze! Cioè, io non ho capito perché siamo qui. Oh, possibile lavoro, che il signore di questo mondo volesse solo fare uno stupido gioco? Non ha le mani col poverino, è come un T-Rex. Eh sì. Ehi, non è morto? No, vabbè. Così non va bene. Vediamo come se la cavano laggiù. Cosa volete fare? Le braccia sono troppo lunghe per cambiare marcia. Mamma mia, ma sono tutti con problemi qua. Aiuto. Si sta buggando tantissimo. Sta facendo le combo. Ehi, nastrina, vagli addosso. Non penso che non dovresti essere quella sottomessa e obbediente. Muoviti. Poverina. Oh. Ma cos'è? Questi simpaticoni non sanno proprio arrendersi, eh. Ehi, smettila di fare lo stupido e torna qui. Oh sì, giusto. State tutti bene. Ma quello è un coltello in testa. Ma non è coltello. Ma cosa sono? Va bene, nel mondo dei videogiochi perdi solo HP. Ehi, Gengol, dovresti tamponarli. Cosa? Dovresti tamponarli? Ma è cattivissimo, Pomni, Jess. Ma è una merda. Sarà epico. Perché? Ma perché è così cattivo? Lui lo sa che è un gioco, no? Quindi dice: tanto posso dare tutto me stesso, nulla è reale, tutto è lecito. È un po' così che fanno. Lo dirò a Ragata della statuina. Statuina? Ma. Questi tizi sono pazzi. Non state facendo dire delle belle parole a Pomni, ragazzi. Vediamo come se la cavano ora. Spini! Oh, niente tamponamento. Mi sa che dovrò dire a Ragata di quella cosa. Meglio che inizi a spararli alle ruote deve sparargli. Pomni, al volo! Basta con quelle cose che ci uccidi tutti. Ehi, Kinger, almeno quella corda è attaccata a qualcosa? Sì, a noi. Non lo so, fammi controllare. No, è collegata al camion. Lo sapevo.
Ma com'è che stiamo tutti morendo? Coltelli, spini nel... Ma... Vabbè, perdiamo HP. Bello il lago di Willy Wonka, spero che sia cioccolata è quella. È colpa tua. Ah, beh, gli sta bene a Zach, sono contento. Si chiama Zach, vero? Una cosa del genere. E ovviamente... Ve l'ho detto che ci sarebbe stata una compenetrata. Giusto, capita anche a me a volte, è un bug normale in questi giochi, certo. Assolutamente. Tanto non ti fai niente. Pop. Ecco. No, si è buggato. È uscito fuori mappa. No, è uscito nella zona senza confini. Qua non, la mappa non portava qui, perché il gioco è confinato in uno spazio. Quindi lui è in uno spazio fuori dai confini di gioco. Ragazzi! Oh no. Oh, caspiterina. Ehi! Oh! C'è nessuno? Dove è finito? Ecco, adesso inizio a curiosire. Perché voglio il mistero? Dov'è il mistero? Altri manichini. Quelli sono gli asset. Gli asset scartati, no? Quelli che erano usati per il villaggio. Sì, sono tutti gli asset. Ma sono un genio. Anche loro sono asset. Si stanno rendendo conto che non sono reali. Sono animati. Tu non esisti. Sei qui per il volere del creatore. Ah. No, no. La realizzazione. Immaginate che tipo andiamo in paradiso e troviamo i nostri asset. Basta, impazzisco. Oh Melma. Oh Melma. Quindi io, tu, lui, noi, egli, noi, voi, essi. Anche te. Anche Pomni è arrivata. Ma c'è l'asset di Pomni? Dove siamo? Cos'è questo? Statuenne? Io non lo so. Siamo sotto la mappa, suppongo. Mappa? La mappa? Perché tu e il tuo gruppo non siete qui? Io non saprei. Perché non siamo... NPC? NPC, ma che diavolo stai dicendo? Però ci assomigliamo. Cosa siete voi? NPC... La realizzazione che non sei un player. Sei un NPC. Sei un inutile essere controllato da dati. Tu hai una mamma. Non dovrebbe essere qui con tutti gli altri. Oh non no. Non ricordo nemmeno la sua faccia. Perché non ce l'hai? Ha mai avuto una faccia? È reale tutto questo? Ok, aspetta. Non ci pensare. Io credo che ci debba essere un modo per tornare in superficie. No. Respira, respira, coccodrillino mio. Voglio che tu mi dica esattamente cosa sono. Altri 20? Duello del Far West? Ok, interessante sta cosa, mi piace la NPC realization. State tutti bene? No. Vabbè, tanto quel liquido non è nulla. Pomni. Spero stia bene. Povera Pomni, poveri noi. Siamo a un'autocisterna dal fare la fine di Augustus Gloop. Ma dov'è finita Pomni, tra l'altro? Oh, che cos'è? I miei occhi mi ingannano forse? Un delizioso regalo direttamente dalle mura del castello? Cos'è quel coso? Volentieri. No! Amico, fermo! Non siamo cibo né caramelle, non siamo commestibili, non puoi mangiarci! Ma non siete caramelle? E poi mangeresti te stesso? Mangiare qualcosa che non è fatto di caramelle? Oh, mi dispiace. Sembra che Pomni si perda sempre i gigamostri viscidosi. Chi è che saresti tu? Io sono il Fudge. Prima vivevo nelle mura del castello, ma quella marcia di una principessa mi ha inviato. Senti che parlo. Ho divorato troppi deliziosi cittadini. Oh, che buoni che erano. A volte mi sembra di sentirli ancora. Oh, ok, ha fatto bene. A me sembra omicidio. È sì. Davvero omicidio, sei delizioso? Dimmi un po'. Un'ottima okay. Argomentazione. No, non lo
è? Lascia parlare me prima che pensi che i tuoi capelli sembrino delle liquirizie. Ah, beh, tra assassini ci si capisce, magari ci tira fuori. Che dire, signor Fudge? Lei sembra proprio un bravo cittadino con valori assolutamente nobili. Oh no, decisamente no. Se sapessi cosa faccio nel tempo libero, penso che vomiteresti. Stavo dicendo. Beh, ha cagato lui tutta sta roba. Se io sappia come entrare nel castello, sempre che tu possa ricambiarci il favore. Ehi, ma quando... Zitta, capelli di liquirizia. Vieni, nascondili con questo. Oh, devi essere un qualche strano maestro dello scassinamento, venuto a liberarmi dalla mia prigione eterna. Proprio così. Tutto ciò che devi fare per noi è aiutarci a consegnare degli sporchi banditi alla giustizia. Beh, sono arrivati, credo. Credo di aver visto la morte in faccia. E adesso la vedrai ancora una volta. Che è successo? Ma io voglio Pomni, voglio sapere cosa gli ha detto. E questo è il punto interessante della storia. Questo è quello che mi interessa. Gliel'hai detto, non gliel'hai detto? Beh, un po' di sfiga. Vuoi provare a darmi una mano? L'ha depresso. L'ha depresso? L'ha depresso? I'm an NPC. Sta realizzando. Sta accettando. Diventerà tra un po' in tipo uso, si mette. Tutto ok. No. Vorresti parlarne? Non c'è niente di cui parlare. Non voglio lasciarti qui. Perché no? Valgo meno di zero. Non sono niente. 101 la mia in vita, realtà. I miei ricordi, i miei amici. È tutto finto. Beh, sì. Potrà sembrarti strano, ma credo di sapere come ti senti. Beh, magari non esattamente come ti senti, ma sentirti come se non valessi nulla è normale. Nel senso, le persone si sentono così anche nel mondo da cui vengo io, ma... Era depressa Pomni nella vita reale? A te importa dei tuoi compari lassù, eh? Sono sicura che anche a loro importa di te. Che importa ormai? Cosa ci rimarrà quando ve ne andrete? Siamo solo ostacoli, creati per essere superati e dimenticati. Intanto complimenti al doppiaggio comunque, ragazzi, lo dico ancora perché il pathos si sente. Beh, non deve essere così. Il circo, il posto da dove vengo, ecco, in realtà sono originaria di un altro luogo, ma se dovrà essere casa mia, magari potrà essere anche tua. La gente lì è interessante, perlomeno. No, mi interessa. Tu potresti essere qualcuno di reale. Che carina, Pomni. La voglio come amica. Perché vuoi tirarmi sul morale? Che cos'hai da guadagnarci? Momento Undertale qua. Io credo che non voglia tu ti senta inutile. Non vorrei che nessuno stesse così. Ma non sono nemmeno una persona vera. Sarei fuori posto. Suppongo che comunque lo saresti meno di me. Mi serve un amico. Oh. Un amico? Sei una tipetta bella strana. Direi che tentar non nuoce. Ti chiedo solo di non dire ai ragazzi di tutto questo. Sono ancora dei teppistelli ingenuotti e non voglio demoralizzarli. Direi che ha senso. Comunque, come ti chiami? Gommodrillo. Gommodrillo. Wow, un nome nuovo Giambodrillo. Quindi che avevi in mente per farci uscire da qui? Perché coccodrillo. Ok. Magari potremmo glitchare il camion facendolo collidere con qualcosa. Buona idea! Davvero non saprei come. Buona idea! Mi piace quando glitchate le cose. Glitchiamo tutto. Allora sappi che è un esperimento. Allora, con penetri in avanti poi. E se non funziona, proviamo qualcos'altro. L'esperta sei tu. Direi vai, di vai, no. Vai. Ma vediamo come va. Sì, sì. Sì. Ho appena realizzato che potrebbe essere un tantino. Oh, eccolo! Wow. Assurda, Pomni. Assurda. Come andare tipo su Interstellar nello spazio. Stessa sensazione, nell'ignoto. Fuori dal mondo delle tazze.
Hanno un sacché di Kingdom Hearts vibe, non so, sto luogo. Forse mi ricorda il castello della Bella e la Bestia con tutte queste tazze fluttuanti. Che momento romantico. Tommy, come Frisk, si allea con i mostri, gli fa la Pace Fist Run e ci siamo. Devo dire che tutto ciò è molto più anticlimatico di quanto pensassi. As 3, cosa 2, 1. Speravi accadesse? Sai, tipo una mega boss fight, genocidi vari, morte, caos. Che siete sicuri che siano lui spariti? Lui giocava nulla. A questi non giochi. Non è che sono caduti o qualcosa del genere. Non sono proprio sicuro, ma sì, decisamente. Non è tipico del capo sparire con un clown? Molto strano. Beh, sparire con un clown. Inquietante. Beh, nella peggiore delle ipotesi possiamo sempre chiedere a Kane di trovarla. Sono più preoccupata che stia avendo un'altra esperienza terribile. Sembra ancora molto turbata da quello che le è successo ieri. Ehi, ehi, ehi! Non credo di starle molto simpatica. Non è facile per nessuno. Cosa hanno fatto quei due? Aspetta, devo rivedere. Un'altra esperienza che terribile. Cosa hanno fatto? Sembra ancora molto turbata da quello che le è successo. Buttato il cappello, si sono buttati. Non credo di starle molto simpatica. Non è facile. Ok, forse stanno tentando di scappare. Non prenderla troppo sul personale. Dopotutto uno ha un secchio in faccia e l'altra è distratta. Oh, vero. Mi sorprende che te lo ricordi ancora. Ricordare cosa? Ma sono scappati. Ok, no, sono avete sul lato. Avete per caso un secondo camion volante? Oh, sì. No, aspetta, in realtà no, non proprio. Wow! Ecco, vado al tappeto. Eh? Ah, sono atterrati e l'hanno schiacciato. È successo tutto così. Sì, certo, volare a tutta quella velocità fa vomitare. Ti fa buggare lo stomaco. Che diavolo è questo? Cacchina. Tommy, stai bene? Cos'è successo? E lui se la mangia? Sì, sto bene. Abbiamo fatto amicizia. Capo, dove sei stato? Ci hanno beccati. Non volete saperlo. È bello rivedervi. È successo tutto così in fretta che non ho fatto neanche tempo ad affezionarmi. Dei cattivi. Ma perché? Anche questo è pieno di sciroppo. Gli piace. Oh, wow. Pare di sì. Ehi, non è che i miei compari possono riportarne uno al villaggio? Che ne dite? Penso di sì. Dato che ce ne sono due, non credo sia un problema. Ah, perché è la copia. Possono prenderlo. Sono così maledettamente deluso in questo momento. Beh, magari ci saranno sangue, morte e violenza nella prossima avventura. Ti odio. Ah, giusto. Questo è Comodrillo. E lui tornerà con noi al circo. Oh, ma è permesso? La sua realtà è, come dire, andata in frantumi. Ho pensato che fosse il minimo che potessi fare, piuttosto che lasciarlo qui. Ehi, è molto dolce, Pomni. Ah, portiamo questo stupido camion allo stupido castello, allora. Yeah! Grazie a voi, valorosi cavalieri. Il nostro uno degli 8000 asset. Immagino non sia stato semplice. Non ne hai idea. Addio, impavidi cavalieri. Divertitevi a giustiziare quel bandito. Sì, è proprio quello che faremo. Oh! Che succeda, sangue e morte? Forse non ha lasciato il cancello aperto in vano. Cosa? Pensavo fosse morto. Oh, ha portato il mostro. È stato aperto. Okay, ha portato il mostro, così si diverte. Ci vediamo alla prossima missione, ciao! Ma... Bentornati, miei piccoli intransigenti hamburger! Quindi questo è il circo. Potrei abituarmici. Oh, sembra che uno degli NPC sia passato. Che cosa? So quanto vi piacciono gli NPC, ma se inizio a perdere il conto di chi è un umano e chi è un NPC, chissà cosa potrebbe accadere. L'ho ucciso! What? Era il mio amico! Beh, io vado a bere dell'acqua. È da un po' che infame! Non lo faccio. Cavolo, credevo che non se ne andasse più. Mi dispiace tanto, Pomni. Hai fatto il possibile. Ma... E poi chissà, potrebbe tornare in una prossima avventura. Ma... A Kane piace riciclare gli NPC ogni tanto. È tutto pronto. Ehi. Per buttarci. Ti andrebbe di unirti a noi per il funerale di Kofmo? Funerale? Ci piace fare una piccola onoranza funebre per ricordare coloro che si astrattizzano. Questa è stata leggermente posticipata con il tuo arrivo e tutto il resto.
È il minimo che possiamo fare per onorare il loro ricordo. Mm. Ma quindi qua... era il pagliaccio! Pofo! Cofo! Poverino, era così simpatico, perché l'avete buttato via? Oh, mamma, penso sempre di essere preparata per questo. Ma cosa c'è in quella tomba? Poi guardi la foto e... beh, ti ritrovi a pezzi. Ma tu puoi tenere coltellate, quindi non vuoi, non muori. Ma in che mondo siamo? Ma in che mondo siamo? Ma perché? Perché vengono tutti uccisi questi poveri NPC? Ok che non erano reali. Almeno non credo, era reale, Confo. Lei si è vista morire. Qualcuno l'ha salvata, il sogno. I suoi amici la salveranno. L'unione fa la forza. E forse così ci sarà un lieto fine. Forse ne usciremo. Ma ci vorranno un po' di episodi per andare a fondo di questa storia. Ah, non male. Non male. Beh ragazzi, questo era tutto per The Circus Circus. Che cavolo, The Amazing Circus Digital Circus. Esatto. È stato un episodio carino, ma non tanto quanto il primo. Più che altro, nel senso, c'era meno il lato mistero. E a me piace tanto il lato mistero. Probabilmente lo stanno preparando a bomba per il prossimo episodio. Questo era un episodio per introdurci a quello che verrà nel prossimo. Però bello lungo, bello corposo e comunque un'avventura a sé stante. Quindi ragazzi, questo era tutto. Un grazie a Glitch Production per questa serie e un grazie a Jim Photonic per aver doppiato con maestria tutto questo. Complimenti ragazzi, siete dei grandi. Andate nel loro canale in descrizione, trovate video originale, video tradotto e magari anche il mio fumetto. Anche quella è una storia fantastica. Vi aspetta tutto in descrizione. Dal vostro Gabby era tutto, al prossimo video. Ciao.